Buonasera, stasera iniziamo il percorso annunciato la settimana passata alla scoperta, alla conoscenza dei testimoni della nostra fede. Stasera iniziamo con la figura di Ignazio di Antiochia. È un testimone dei primi secoli. Ignazio è nato circa nel 35 d.C., morirà martire come vescovo di Antiochia nel 107 d.C. Ignazio è un testimone di eccezione dei primi secoli, i primi 3 secoli del cristianesimo, caratterizzati da un'esperienza centrale che è quella del martirio. Essere testimoni del Vangelo in questi primi secoli vuol dire essere martiri, essere pronti a dare la vita per il Signore Gesù. Questo i cristiani lo capirono subito, lo capirono bene, già. L'impatto fra il cristianesimo nascente e il giudaismo intorno a Gerusalemme, nella Terra Santa, fin dall'inizio ha prodotto i suoi primi martiri. Ma quando la spinta cristiana dell'evangelizzazione superò anche il confine della terra giudaica, della cultura ebraica, subito una nuova grande potenza si preannunziava come ostacolo alla evangelizzazione. Era l'impero romano. Era il potere più grande, più forte di quel tempo. La terra dalle nostre parti conosciuta era stata tutta raggiunta dalle truppe dell'impero romano. E l'impatto fra cristianesimo e cultura romana, la sua religiosità, la sua filosofia di vita, subito fu forte, fu di impatto. Pietro e Paolo compresero ben presto che il loro compito di evangelizzatori, se avesse fatto breccia nel cuore dell'impero, nel cuore della capitale di Roma, senz'altro da lì grandi porte si sarebbero spalancate per raggiungere più facilmente tutte le terre, tutti i popoli allora conosciuti. Pietro muore, lo sappiamo, crocifisso a testa all'ingiù a Roma, Paolo poco fuori le mura della città viene decapitato. Ma come loro, tanti altri cominciarono a passare sotto l'esperienza del martirio. Storicamente le grandi persecuzioni romane passano attraverso nomi che gli storici conoscono, che anche noi da ragazzi, studiando la storia, abbiamo sentito nominare. Nerone, Domiziano, Traiano, Decio, Valeriano, Diocleziano ci dicono di un tempo in cui essere cristiani voleva dire vivere a rischio della vita e di sicuro, al di là di un numero comunque grandissimo, anche di martiri uccisi, di sicuro ancora più forte era quella pressione, quella paura con cui il cristiano doveva imparare a convivere. Essere cristiani voleva dire appartenere ad una setta essenzialmente illegale, fuori dalle leggi dello Stato. Come tale perseguibile. Si dovette aspettare il IV secolo, l'inizio del IV secolo, avanti l'imperatore Galerio con il suo editto di tolleranza e poi Costantino che dichiarò la libertà religiosa, la libertà di culto. Ma in questi primi 3 secoli la spiritualità cristiana è essenzialmente spiritualità del martirio, tanto da produrre un'aspirazione al martirio. Ignazio di Antiochia, di cui stasera appunto vogliamo un po' parlare, è un grande rappresentante di questo tipo di testimonianza con il sangue. Il martire è colui che, volendo assomigliare a Gesù in tutto, vuole unirsi a Gesù anche nel momento della morte, unire la sua stessa morte a quella del Cristo che gli apostoli avevano annunciato come crocifisso, come morto sul patibolo scandaloso della croce. Ignazio di Antiochia nasce nel 35, come detto, cresciuto in ambiente pagano e poi convertito in età adulta. Diventa un grande pastore, diventa vescovo della città di Antiochia. Antiochia in Asia Minore era a quel tempo la terza città per grandezza, dopo Roma e dopo Alessandria d'Egitto. Terzo successore di Pietro come vescovo di quella città. Ignazio
porta nella radice del suo nome la parola latina, ignis, fuoco. E infatti i suoi discepoli parlavano di lui, della sua grande personalità carismatica, come un uomo di fuoco, per la sua passione, la sua grande umanità, la sua grande dottrina morale e spirituale. Il racconto di Ignazio e del suo martirio è appassionante. Ci sono testimonianze vive e importanti. Il racconto che ne fa Eusebio di Cesarea nella sua celebre opera La storia ecclesiastica e anche le sue preziose 7 lettere che lui scrive durante il viaggio in nave condotto da una pattuglia di 10 soldati da Antiochia a Roma per subire il martirio. Quando la nave che conduce Ignazio a Roma sosta nei principali porti di quel tempo, allo sbarco sempre una delegazione formata dal vescovo locale e dai cristiani di quella terra lo accoglie come se fosse un viaggio trionfale. Tutti vogliono ascoltare questo pastore nel suo coraggio, nella sua grandezza, ascoltare le sue ultime parole come se fossero un testamento. Scrive alle comunità di allora, in particolare una lettera colpisce, quella che lui scrive ai cristiani di Roma per un motivo ben preciso, perché Ignazio sente che a Roma tanto è l'amore per lui che già si stanno organizzando per chiedere di salvarlo, per chiedere di evitare a lui la morte terribile, mangiato dalle belve, dai leoni. Ma Ignazio non vuole essere salvato. In lui c'è un desiderio profondo di martirio. Così lui dice, scrivendo ai Romani, «Io guadagnerei un tanto se fossi in faccia alle belve che mi aspettano. Spero di trovarle ben disposte. Le accarezzerei, anzi, perché mi divorassero d'un tratto e non facessero come a certuni che hanno timore di toccarli». Se manifestassero queste intenzioni, io le forzerei. Nel cuore di Ignazio c'è la consapevolezza che il martirio non è una sciagura, ma è anche, anzi, il dono più sublime per chi vuole essere cristiano fino in fondo. E così a chi si illudeva di poterlo liberare, diceva implorando: «Voi non perdete nulla, io perdo il Dio se riesco a salvarmi. Mai più mi capiterà una simile avventura per riunirmi a Lui. Lasciatemi dunque immolare, ora che l'altare è pronto. Uniti tutti nel coro della carità, cantate: Dio si è degnato di mandare dall'Oriente in Occidente il Vescovo di Siria, Ignazio». È bellissimo il modo con cui Ignazio sente e vive il martirio. Egli avverte che c'è una similitudine profonda fra l'Eucarestia, che lui come vescovo ha celebrato chissà quante migliaia di volte nella sua vita, l'Eucarestia e il martirio che per lui si sta preparando. Così lui dice, proprio cogliendo questa profonda similitudine: «Lasciatemi essere il nutrimento delle belve, dalle quali mi sarà dato di godere Dio. Io sono frumento di Dio. Bisogna che sia macinato dai denti delle belve affinché sia trovato puro pane di Cristo». Concludo mettendo anche un riferimento a qualche frase in cui Ignazio dimostra un cuore riconciliato, profondamente in pace con Dio, con se stesso, con il creato. Parole in cui ha un pensiero di attenzione anche per i leoni, come se fossero anche loro creature innocenti, parte di questo atto di amore estremo. Dice così: «Accarezzatele, affinché siano la mia tomba e non facciano restare nulla del mio corpo e i miei funerali non siano a carico di nessuno». Condannato a morire sbranato dai leoni, Ignazio, arrivato a Roma, fu condotto all'anfiteatro Flavio, il Colosseo, durante i festeggiamenti per l'imperatore Traiano, che aveva riportato vittoria sui Daci, popolazioni
che oggi corrispondono alla zona della Romania. Lì morì, lì Ignazio consumò fino in fondo la sua testimonianza per quel Gesù che aveva amato profondamente. Invochiamo la sua intercessione perché possiamo dal suo esempio, dalla sua testimonianza, essere cristiani autentici. Buonasera a tutti.